Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi sembra di avere già una parrucca in testa in questo momento, ma in realtà ho appena fatto la tinta e quindi proprio potente il colore. Ho anche tantissime occhiaie, con questo caldo non sto dormendo niente, ma ci sta. In questo video volevo fare una cosa che in realtà avevo in mente da un sacco di tempo, ovvero volevo provare a seguire un make-up tutorial cosplay. E che è una cosa che in realtà non ho mai fatto, cioè magari ho preso ispirazione da tutorial come sempre, ma non ho mai seguito un tutorial cosplay o non passo passo e quindi volevo provare. E in questo caso ho scelto il tutorial di questa ragazza che si chiama Suzu Sparkle, la trovate con questo nome sia qui su YouTube che su Instagram, è molto molto brava e mi piace tantissimo il suo stile in certe cose è anche molto simile al mio, per quello mi trovo anche un po' in una comfort zone, poi magari ne farò altri in cui uscirò. Ho deciso di provare a ricreare il suo make-up per Lumin di Genshin Impact. E visto che io ho già provato il make-up di Lumin, c'erano però delle cose che non mi convincevano, non ho capito bene cosa. Magari mi si accenderà una lampadina grazie a questo tutorial. L'unica cosa che non ho che lei fa all'inizio del video, ne ho visto un pezzettino, è mettere le lenti. Io non riesco a truccarmi con le lenti a contatto colorate già negli occhi. Per il resto cercherò di essere il più fedele possibile a quello che fa lei nel video. E niente, direi di iniziare. È stracarino. Poi ci fa sempre le unghie ispirate al personaggio, che è tipo la mia ispirazione alla vita. To make my cheeks smaller and I'm applying my foundation now. Ok, Next, I'm going oh wait, ok, ho messo questo fondotinta che in realtà è una BB cream di Mizone, che credo sia una marca coreana, mi sembra, e io non ho i suoi prodotti chiaramente e cercherò di utilizzare cose più simili possibile e essendo una BB cream provo ad utilizzare questo prodotto qua di Essence che si chiama Hydro Hero. Ed è un fondotinta super super leggero, che tra l'altro è l'unico che è del mio colore in questo momento. Lei lo mette prima sul viso e poi lo stende con il pennello. Sono contenta abbia usato un pennello perché è quello che faccio solitamente anch'io. L'unica cosa io di solito per la base quando faccio cosplay utilizzo dei fondotinta un po' più coprenti, che vedo che va anche nella zona occhiaie. Nonostante le creme solari e tutto, ho preso un po' di sole in viso, il che, cioè, chiaramente non mi dispiace perché escono un po' di lentiggini, sembro più sana. Io amo il mio pallore naturale, però mi vedo sempre le occhiaie quando sono abbronzata, non so per quale motivo. E vabbè, in questo caso le ho davvero perché appunto, come accennavo prima, non sto dormendo benissimo, però ne ho di base già di più. Magari in futuro farò un video parlato, se piacciono chiaramente, in cui vi spiego gli step che invece preferisco fare io quando faccio un cosplay make-up, insomma. Ok, ho steso il fondotinta. Direi che possiamo andare avanti. Next, I apply my concealer and I prefer my face to be as even as possible for cosplay, so yeah, there's a lot of concealer. Ok, successivamente applica il correttore di Maybelline. Io ho questo qua di Nabla, il colore Porcelain. E ne applica tantissimo perché dice che vuole avere una coprenza il più alto possibile, quindi evidentemente bilancia la BB cream con il correttore. Lo mette qui vicino alle nasolabiali, che è una cosa che io tendenzialmente non faccio perché sono una persona molto espressiva e più prodotto metto lì, più mi si vedono le lineette di espressione. E poi va sempre col pennello. Come pennello io sto utilizzando il mio pennello preferito, che ormai tutto totalmente cancellato di Real Techniques, non so nemmeno quale sia più il numero, ma è tipo il pennello migliore del mondo. Spero lo facciano ancora, sinceramente, perché vorrei metterlo nel mio kit pro. Ok, poi andiamo avanti. Musichettina di Genshin, molto rilassante. Then I apply loose powder with a wet sponge on my whole face so my face looks very smooth and so my makeup stays on the whole day. Ok, passa alla cipria che devo recuperare insieme alla spugnetta perché non l'ho portata. Arrivo con la cipria, ci va giù pesante. Andiamo prima qui. E ecco, questa è una cosa che io solitamente non faccio. Vado molto leggera con la cipria perché non ho la pelle particolarmente grassa.
rilassa e soprattutto mi piace l'effetto un po' luminoso. Poi chiaramente dipende anche dal fondotinta che sto usando, però effettivamente dà un bell'effetto piallante che non è male, soprattutto in foto. Era da un sacco che non mi sentivo così matte, così bella opacizzata, però mi piace, devo dire che è not bad. Andiamo avanti. Allora, Etude House Contouring Kit. Then I fill in my eyebrows with light brown color and set them in place with clear eyebrow gel. I didn't change their shape because I felt like mine fits pretty well for this. Ok, sulle sopracciglia utilizzo questo ombretto per sopracciglia di Etude House e dice che lascia, tiene più o meno la sua forma. E ok, è quello che farò anch'io. E utilizzo questa palettina per sopracciglia di Benefit. Non me la faccio vedere perché è una roba terribile. Ce l'ho da un sacco di tempo, in realtà la uso per fare contouring. E vado anch'io con un pennellino angolato. Oddio, se sopracciglia bionde con il capello nero, wow. Anch'io ho tenuto la mia forma come fa lei, perché lei dice che le sembravano abbastanza alte al personaggio, anche secondo me, quindi ci sta. E poi le fissa con un brow gel trasparente, io ho sempre questo di Benefit che è pazzesco, cioè vi fissa l'eternità questo. E si chiama Ready Set Brow, questo lo uso anche quando voglio fare l'effetto sopracciglia sparate. Ok, possiamo andare avanti. This pair because it's probably one of my favorite yellow pair I own. Anche le mie lenti sono abbastanza gialle, dopo ve le faccio vedere, quindi in teoria dovremmo esserci. E poi prende questo ombretto caldo, ma non troppo scuro. Andare bene questo. Questa è una palette vecchissima di Kiko, proprio una palette da battaglia. È una palette di Colourpop, tra l'altro quella che usa lei di Sailor Moon, bellissima. Che lo applica su tutta la palpebra e anche vicino all'attaccatura delle ciglia. Io direi che per avere quel colore perfetto posso mixare questi due. Io tendenzialmente ho la pelle molto trasparente qui, sugli occhi, oltre ad avere mille pieghette. Quindi applico sempre un primer colorato e infatti mi fa strano non averlo. Ah, lo applica anche nella parte inferiore. Ok, ora io questo colore non so dove pescarlo, ma è tipo un pesca rosato che qui non ho, quindi adesso vado a frugare tra le mie palette. E forse ho trovato un match più o meno fedele, tra l'altro di una palette di Colourpop che si chiama Strawberry Shake. E mi sembra che il colore sia molto simile a questo, che si chiama Walk, cioè un misto tra un rosa pescatino. Ok, vuole creare un effetto halo, quindi applica l'ombretto nella parte esterna e nella parte interna dell'occhio. Un po' di strati in più perché forse il mio ombretto è un pochino più chiaro. E poi connette le due ombreggiature. Ok, lo porta anche sotto l'occhio. Ok, ho fatto entrambi gli occhi, possiamo andare avanti. E ha preso un blush di NYX che io non ho. Ho già cercato un colore simile, vediamo cosa ci fa. Take a bright orange color that I'm planning to use as a blush later and apply it in the outer corner. Non so se andrà bene, soprattutto usato come blush perché è abbastanza intenso. Io avevo pensato di usare questo, che è il Heat Wave della Bright Matte, dei colori di Heat Wave. Quindi prendo l'ombretto e vado a metterlo nella mezzaluna. Comunque ce la vedo Lumin con i colori molto caldi. Era quello che in realtà avevo cercato di fare anch'io, però non così caldi, cioè non sono mai arrivata a un arancione. I draw a bag under my eye and highlight on top of it because it looks very cute. Mi sa che fa un po' di Yosal e lo fa con un blush di NYX che non so tra l'altro se esiste ancora, ed è un marrone molto freddo. Io torno ad usare il mio ombrettino per le sopracciglia, che spesso uso anche per fare questa cosa. Non si vede, ma giuro che c'è. Io amo le Yosal, non dico che lo faccio quotidianamente ormai, però quasi, perché trovo che mi stia bene. Cioè, poi con la linea d'eyeliner che faccio
perché io ho molto la borsa qua. Ho detto, va bene, accendo Yamaha, tanto chi se ne frega. Ci do un senso almeno, no? Poi mette un illuminante. Provo ad utilizzare questo che mi sembra il colore più simile. E lei parte dall'inner corner. Non ho mai utilizzato un ombretto così tanto illuminante, ma effettivamente per cosplay ci può stare, soprattutto per un personaggio come Lumin. Then I take this gorgeous golden liquid eyeshadow and put it on the center of my eyelid. Solo al centro. I also put on a dot under my eyes that kind of connects to the rest of the glitter, so it finishes the halo eye effect. Allora, io non ho un ombretto liquido dorato, però ho questo ombretto dorato che posso provare a giocarmi in questa situazione. Lo mette al centro e lo mette anche sotto per completare. Mi piace un sacco, devo dire che questa cosa mi piace. Passiamo all'eyeliner, che anzi da prestazione. Allora, lei usa quello di NYX, io ce l'ho uguale identico ma di Essence, quindi andrà bene. Tra l'altro questo è il mio eyeliner preferito del mondo, Liquid Ink Waterproof. Allora, fa un flick abbastanza tondo verso l'alto e lei va proprio fino alla fine. Ok, questo è il meglio che sono riuscita a fare. Forse devo avvicinarmi ancora un po' di più all'interno. Ok, ho fatto. Devo dire che non è male, perché alla fine l'ha fatto abbastanza sottile verso l'interno. Comunque questo ci fa capire quanto sia soggettivo l'eyeliner. Infatti io quando lo metto agli altri cerco sempre di capire se sono abituati a indossarlo, se c'è una forma che preferiscono. Questo ti fa gli occhi, questo, cioè su di me vedo che mi fa gli occhi più tristini. E, però sempre per Lumin ce la vedo. Questo stile di occhio mi piace molto, anzi forse prenderò molto ispirazione. Mettiamo, pieghiamo le ciglia, mettiamo il mascara. Ok. Very prominent eyelashes like Lumin has on the bottom lash line, and I finish it off with putting mascara on the bottom lashes as well. Questa è una cosa che amo fare anch'io, ovvero disegnare le ciglia sotto. Ok, poi riprende lo stesso blush top di NYX di prima, io riprendo la mia palettina. Then I contour my nose and put on the blush on my cheeks. Ok, contouring e blush esattamente come le amo io. Mette il contouring soprattutto sulla punta per, in questo modo, per fare tipo il naso a bottoncino, per alzarlo un pochino. E vedo che l'ha messo solo sul naso, quindi non fa contouring sul resto del viso. E anch'io raramente lo faccio con questi personaggi, perché invece avrebbe il viso un po' più pieno. Quindi vado a prendere l'ombretto di prima, perché lei utilizza lo stesso blush. Io avendo usato l'ombretto, vado con questo. E fa questa cosa di congiungere blush con l'ombretto, che io amo fare. Quindi sono molto contenta. E per ora questo make-up mi sta piacendo un sacco, quindi è forse un po' troppo arancione per i miei gusti, però ha un senso. Ok, ne aggiunge ancora, sempre più vicino all'occhio e sul naso anche, mi sembra. Sul naso, questo io non lo faccio perché mi sento un po' Mastro Ciliegio ogni volta. Ma è un raffreddore, boh, è una para mia. And then I spread what's left on the brush on my jawline and my forehead. Quello che rimane sul pennello lo metto qui, sulla fronte e sulla mandibola, mascella. Mettiamo l'illuminante, utilizzo questo di Colourpop, che in realtà avrei potuto usare anche prima ma non ci ho pensato. E allora lo mettiamo sul ponte del naso, sulla punta, sull'arco di cupido, sul mento e sullo zigomo. Ok. Then this is nude lipstick, which is pretty close to the natural color of my lips. Utilizza un rossetto liquido che è molto vicino al colore delle sue labbra. Io forse questo è quello che si avvicina di più, ed è una liquid lipstick di Nabla nel colore Sweet Gravity, e lei segue abbastanza contorno delle sue labbra, mi sembra. And after I applied all over my lips, I just blended out. Ah, ok, poi lo sfuma. Ok, quindi dai, prima che si asciughi, sfumiamo. Questa cosa non l'ho mai fatta. Molto blur. Ok. Passiamo alle ciglia. Utilizzo delle ciglia leggerissime. Allora, tenete conto che io di solito uso queste patacche quando faccio cosplay di persone.
personaggi stile anime, quindi che tutti Genshin praticamente, ma effettivamente sono lunghissime e non mi ci sono trovata bene per Lumine, perché coprivano un po' questa sensazione più eterea. Voglio provarne un paio più naturale, secondo il consiglio, e utilizzo queste che si chiamano Natural, sono di Primark. Metto la mia collina, la mia preferita è questa qua di Essence, è super economica ed è stravalida, tiene la qualunque. Forse sono ancora un po' lunghe queste, sapete, perché no, non sono troppo folte, ma sono lunghe e sul mio occhio che è piccolo si vede. Ok, eccomi qua con la seconda ciglia e le lenti a contatto. Andiamo avanti. After a bit of struggle, we're done. Ah, ok. Ok, era questo. Adesso mi imparrucco anch'io e parliamo del risultato finale. Ok, questo è il mio risultato finale e questo è quello di Suzu Sparkle, sperando sempre di dire il nome correttamente. Allora, devo dire che lo trovo molto nell'estetic di Lumine. Io sono abituata a truccare molto di più gli occhi, o comunque a truccarli in maniera diversa, ma mi sta piacendo tantissimo. Sulle labbra avrei fatto un po' più di degradé, un po' più intenso, forse perché ho sbagliato un po' a usare anche il colore, ne ho usato uno un po' più scurettino. Ma la forma dell'eyeliner, la ciglietta sotto, il glitter sugli occhi, sì, totalmente riprenderò questa cosa. E adattandola al mio stile, anche le sopracciglia probabilmente le cambierei, perché le vedo troppo importanti rispetto alla mia faccia, però cioè rispetto al resto, non so, forse sono un po' scurette anche le mie, potrei aver sbagliato io, ma per il resto sono molto molto soddisfatta. Il blush lo amo, il naso bottoncino lo amo, e niente, con questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. Tra l'altro questi accessori, no, prima l'ho rifatta, però gli accessori sono del cosplay di Lumine di WoW, di cui ho fatto la recensione, se volete potete trovare sul mio canale, se mi ricordo me la metto o giù o da qualche parte, qui adesso alla fine. E niente, mi raccomando, andate a seguire Suzu Sparkle, che ha fatto questo meraviglioso makeup tutorial, e ne fa tanti altri che mi piace tantissimo guardare. E ci vediamo al prossimo video.